telespettatori italiani, buonasera da Bruxelles, dallo stadio Emile Berset, lo stadio dell'Anderlecht. Seguiamo il Napoli in questo difficilissimo impegno contro la squadra belga che detiene tra l'altro la Coppa delle Coppe. Il Napoli che affronta questo ritorno delle semifinali della Coppa delle Coppe purtroppo in condizioni precarie. Come sapete c'è la squalifica di Bruscolotti, l'uomo che aveva tenuto egregiamente nell'incontro di andata l'asso olandese che milita nelle file dell'Anderlecht Rensenbrink. Manca Chiarugi, un uomo che può inventare un gol in qualsiasi momento della gara, e andare in gol per il Napoli questa sera sarebbe prezioso perché obbligherebbe l'Anderlecht a segnare almeno 3 gol per qualificarsi. Ci sono poi le condizioni imperfette di Bavazzori, di Orlandini che Pesaola voleva schierare alla destra e che invece ha dovuto lasciare in panchina. Ci sono quelle non perfette di Esposito. C'è la formazione così rimaneggiata e ci sono giovanissimi della primavera in panchina, in aggiunta alla difficoltà di base che è quella, come sapete, che in Italia non sono consentiti gli stranieri, che viceversa vanno a rafforzare le squadre avversarie in queste competizioni europee. L'Anderlecht, ci sono 2 olandesi, 2 nazionali d'Olanda. La partita inizia con il Napoli in vantaggio di un gol. Il gol segnato appunto da Bruscolotti è in maglia azzurra. Chi non dispone del colore vede le maglie del Napoli più scure. L'Anderlecht ha i calzoncini viola e maglia bianca. Ecco inquadrato Rensenbrink, appunto, l'olandese su cui i belgi fanno tanto affidamento in questa partita che si preannuncia d'attacco. La formazione del Napoli: Carmignani, La Palma, Bavazzori, Burnic, Catellani, Vinazzani, Massa, Iuliano, Savoldi, Esposito, Peggiorin. In panchina Favaro, Orlandini, Armidoro, Luigi Massa e Coco. La formazione dell'Anderlecht: Ruiter, Van Bist, Thyssen, Van den Daele, Broos, Tox, Van der Elst, Aan, Ressel, Köck, Rensenbrink. In panchina Van Puken, Verkauterer, Van Aeke, Munaron, De Grote. La partita è diretta da una terna inglese, l'arbitro è il signor Matthewson. La punizione di Iuliano, ha tentato la deviazione di testa Massa, ecco La Palma per l'assenza di Bruscolotti riportato nel suo ruolo di terzino. Iuliano, fallo su Iuliano e La Palma ha restituito il fallo all'avversario. Partita che si annuncia ovviamente molto calda. Batte la punizione ancora Iuliano, colpo di testa di Javoldi, Peggiorin. È gol, ma l'arbitro l'annulla. Peggiorin era andato in gol al secondo minuto, annullato il gol di Peggiorin. Vediamo in azione Aan, il terzino Thyssen perde un pallone, lo recupera Peggiorin, avanza Peggiorin, tenta il tiro, ribattuto da un difensore, riprende Esposito, cross di Esposito,
ha fermato Savoldi, forse con una mano, comunque rinvia la difesa ma ricontinua Massa. Poi il tiro finale è stato di Vinazzani, reclama il calcio d'angolo del Napoli per la direzione del difensore, l'arbitro, ripetiamo, è l'inglese Matthewson, non è di questo parere, fa rimettere dal fondo. Vi ricordiamo, per diritto di cronaca, che al secondo minuto Stegiorin aveva mandato la palla entro la rete belga, ma l'arbitro ha annullato per un fallo in mischia. Ora c'è un calcio di punizione in favore dell'Anderlecht, il fallo è stato di Stegiorin. La rimessa in gioco di Van den Tijle, va in avanti Van Bins. Ribattuto il suo tentativo di tiro, poi porta la palla fuori area Giuliano, resiste al ritorno dell'avversario, ancora Giuliano, il lancio è su Massa, contropiede del Napoli, Massa, fallo di Van den Tijle. E calcio di punizione in favore del Napoli. Si appresta a battere la punizione Giuliano. È l'ottavo minuto del primo tempo. Para Kruiter, il calcio di punizione a rientrare di Giuliano e rinvia. Finora ha costruito più il Napoli dell'Anderlecht. E forse è una saggia tattica questa di Pesaola, non chiudersi. Anticipo di La Palma, fermato La Palma, rilancio ancora in avanti di Esposito verso Massa, è troppo lungo il pallone, lo recupera Broos. Il portiere Ruiter, il capitano libero Van den Tijle. Sul lancio Vavassori e Ressel. Segnato all'Anderlecht, la rimessa in gioco, ha fermato e rinviato Vinazzani, colpo di testa indietro di Stegiorin a Giuliano, fermato Giuliano irregolarmente da Keck, calcio di punizione in favore del Napoli. L'ha battuto lo stesso Giuliano, il colpo di testa è di Stegiorin che però termina a terra, favorisce l'intervento difensivo di Keck. C'è un malinteso tra Keck e Van der Elst, rimessa in gioco per il Napoli, ancora Giuliano. Vinazzani. Non riesce il cross, intervento in scivolata di Van Bint, rimessa in gioco per il Napoli, Vinazzani alla palla. Giuliano. Non riesce il passaggio di ritorno, palla sul fondo. 10 minuti di gioco, 0-0 a Bruxelles fra Anderlecht e Napoli. È l'incontro di ritorno della semifinale della Coppa delle Coppe. Incontro di andata a Napoli, vinto dal Napoli per 1-0. La finale ad Amsterdam, nel secondo mercoledì di maggio. Thyssen. Thyssen ribatte la palla, Esposito, rovesciata di Giuliano, ma la palla rimane ai belgi. Thyssen, Broos, Thyssen. È Broos che va all'ala, controlla male un pallone, lo manda in palo laterale. Rientra Broos nel retrovie. C'è ancora una
ampia e valida luce naturale. Ad ogni modo i riflettori sono già accesi, passeremo lentamente, inavvertitamente alla luce artificiale. È una serata piuttosto fredda ma limpida. Manda al centro un pallone Catellani, che lo aveva conteso a Rensenbrink. Avrete visto che Pesaola ha messo Catellani su Rensenbrink, Bavastori su Ressel. Thyssen e Dox. Van den Daele tocca la palla di testa a Giuliano, la rilancia in avanti Catellani, la rimette ancora in avanti Van den Daele. Thyssen vince un duello con Esposito, ma non il secondo. Fallo di Thyssen su Esposito, calcio di punizione in favore del Napoli. Giuliano alla palma. Rilancio di La Palma, perde la palla Spegiorin. È stato Van der Elst, l'ala tattica dell'Anderlecht, a metterla fuori, rimessa in gioco di Bavastori. Il colpo di testa è stato di Spegiorin. Ha ribattuto La Palma, passa Esposito. Paolo di Esposito. Esposito ha visto il portiere Thyssen in avanti e ha fatto partire un pallonetto intelligente che ha colpito il palo. Esposito, 13° minuto, palo della porta belga. Il lancio di Han, fermato da Catellani, d'anticipo su Rensenbrink. Giuliano, passa. Giuliano, Esposito. Giuliano, anticipato dal colpo di testa di Van den Daele, torna la palla ai belgi che manovrano molto lentamente, ben lontani dalla furia che avevano promesso di scatenare fin dall'inizio. Massa ha chiuso bene la strada a Dox, rimessa in gioco è di Thyssen a beneficio di Van den Daele. Il lancio di Van den Daele su Rensenbrink. Rensenbrink in lotta con Catellani. Adesso è Han, cross di Han, a beneficio di Ressel che mantiene la palla in campo, attaccato da Bavastori che lo aggira bene. Poi è Stavoldi che è andato ad aiutare la difesa, Giuliano a Spegiorin, Bavastori che è rimasto in avanti, Spegiorin calciato da Brous, calcio di punizione in favore del Napoli. È stato giocato un quarto d'ora del primo tempo, 0-0 tra Napoli e Anderlecht. Ha battuto Giuliano, colpo di testa di Van den Daele, Stavoldi tenta di far filtrare un pallone in area, si chiude la barriera dei difensori belgi, buona manovra del terzino Van Bins, però l'appoggio su Rensenbrink è anticipato da Catellani puntualmente, rilancio di Giuliano, colpo di testa di Van Bins, Stavoldi. Tenta di allargare su Massa, ha chiuso Brose, ha rinviato. Dinazzani e Giuliano manovrano bene, passaggio al Spegiorin che tenta un tiro al volo dal vertice dell'area, mandando la palla sul fondo. Tiro di Spegiorin al 16° minuto.
Rilancio di Van Dentaele, Burnice sulla palla, la rinvia perentoriamente, colpo di testa di Massa che allunga la traiettoria, ancora Van Dentaele. Lancio su Rensenbrink, prima ostacolato da Capellani, poi interviene Esposito in palo laterale. Scambio fra Thyssen e Ahn. Piove in area un pericoloso pallone, saltano tutti, nessuno lo tocca, palla sul fondo. Rimessa in gioco di Carmignani, che indossa un vistoso maglione rosso. Ecco il rilancio di Carmignani. Vinazzani di testa, poi Speggiorin e passaggio indietro di Pro al portiere Ruiz. Colpo di testa di Ahn, rinvio di sinistro di Burnic. Thyssen salta su Massa. Catellani puntuale, ancora una volta chiude la strada a Rensenbrink. C'è stato un fallo su Giuliano che è rimasto a terra, l'arbitro non lo ha fischiato per il vantaggio in quanto era andato in avanti Esposito. Si rialza Giuliano anche se ancora zoppicante, la palla è a Ressel in lotta con Bavazzori che commette fallo, calcio di punizione in favore dell'Anderlecht. Per la punizione Vanti. Parata di Carmignani, siccome rimane a terra Köck, Carmignani getta in palo laterale il pallone per consentire di soccorrere Köck che si è scontrato con Carmignani. Sono stati giocati 18 minuti, il Napoli ha impostato la partita molto saggiamente, la controlla fino a questo momento con autorità, tanto da apparire sul terreno la squadra impostata più logicamente ed anche più pericolosa in avanti. Ricordiamo il palo colpito da Esposito, il gol annullato a Speggiorin al secondo minuto. Rensenbrink ha mandato al centro un pallone, l'ha messo fuori area a campanile Bavazzori e c'è un fallo di Esposito ai danni di Rensenbrink, calcio di punizione in favore dell'Anderlecht. Dietro l'arbitro, mentre vedete che Giuliano giustamente reclama nei confronti dell'avversario che gli sta più vicino, perché Carmignani aveva gettato la palla volontariamente fuori per permettere di soccorrere un avversario e quindi il fallo laterale doveva essere restituito cavallerescamente, non obbligatoriamente ovviamente, dall'Anderlecht al Napoli. Banderelli, Bambini, Catellani tocca la palla per ultimo, rimette in gioco ancora l'Anderlecht con il terzino Van Bint. Rensenbrink indietro ancora a Van Bint. Ecco il cross di Van Bint, fallo di mano di Giuliano e calcio di punizione in favore dei belgi. Ancora Van Bint e ancora fallo di mano di Giuliano.
cartellino giallo per Giuliano, ammonizione di Giuliano perché si è mosso prima della palla dalla barriera. Ammonizione di Giuliano al 21esimo minuto e ancora calcio di punizione. Ribatte la barriera, Rensebrink. Rilancia in avanti Han, fuori gioco di Ristel. Rinvio di Carmignani, tocca la palla Savoldi, la porta in avanti Spegiorin. Massa si libera di un avversario che era Van den Dyle, ma non del secondo alle sue spalle, che era Broos. Vavassori ferma Ressel, rilancio di La Palma, colpo di testa di Thyssen, di Vavassori. Giuliano, Massa, Esposito, Han, Han, si era avvicinato a Giuliano e gli aveva messo un piede sul suo piede. Giuliano aveva risposto e questa volta c'è l'ammonizione di Han, mentre un oggetto ha colpito Massa, per fortuna senza conseguenze. Massa gioca regolarmente. Colpo di testa di Vinazzani, poi di Esposito, rilancio di Ressel, Vinazzani ancora di testa, Savoldi, Vinazzani, lancio a Spegiorin in uno spazio vuoto, Spegiorin scatta ma la palla è effettivamente troppo lunga, desiste Spegiorin, rientra a centrocampo, Van den Dyle, Kök, Thyssen, Massa aveva tolto la palla a Broos che commette fallo, calcio di punizione in favore del Napoli. Calcio di punizione battuto da Giuliano, Esposito, filtra un pallone per Massa, traversone di Massa, aggiunge con un attimo di ritardo Spegiorin. Bella azione Esposito, Massa, traversone da sotterra di Massa sul quale Spegiorin si è gettato in spaccata, ma è giunto con un attimo di ritardo. È l'azione più pericolosa costruita dal Napoli, dopo naturalmente il palo colpito da Esposito e il gol annullato a Spegiorin. Lunghissimo il lancio del terzino Van Bist, nessuno dei belgi è pronto a raccoglierlo, Burnic ha fatto segno a Carmignani di uscire, rinvio del portiere. Colpo di testa di Savoldi, fermato Spegiorin, poi un colpo di testa di Vinazzani, Massa manovra bene indietro alla palma. Il lancio di La Palma sulla sinistra è per Savoldi, troppo arretrato il passaggio, fallo laterale per i belgi. Van Bist, Kök, Van den Dyle con una finta si libera di Massa che era intervenuto subito, Thyssen, Rensebrink spinto alle spalle da Catellani, calcio di punizione in favore del Belgio. È Thyssen che va a batterlo, 26 minuti di gioco nel primo tempo,
colpo di testa di Burnic. Kek. Iuliano rimbatte corto, rimette in avanti Thyssen. La palma. Fallo di La Palma su Ressel, che si è vendicato subito. Thyssen va a battere il calcio di punizione, allontanato Esposito. Van Binst, Rensenbrink si è spostato a destra, seguito come un'ombra da Catellani. Kök. Era scattato Van der Elst, è intervenuto La Palma nettamente sul pallone mandando in calcio d'angolo, poi Van der Elst è rovinato in area dopo però che La Palma aveva colpito il pallone. Il secondo calcio d'angolo in favore dell'Anderlecht. Bello il colpo di testa di Van der Elst, che passa non distante dal palo destro di Carmignani. Ricordiamo che è al 27esimo minuto che l'Anderlecht ha scagliato su calcio d'angolo verso la porta di Carmignani il suo primo pallone. Colpo di testa di Savoldi, di Thyssen. Aggrediti sempre dai giocatori del Napoli, la difesa dell'Anderlecht non riesce a trovare il suo gioco di impostazione. Adesso manda in avanti il terzino Van Binst. Rinvio di Burnic, riprende Van den Dyle. Lunghissimo il pallone in aria, lo lascia rimbalzare Esposito, l'appoggia indietro a Carmignani. Colpo di testa di Thyssen. Ahn. Kök. Van der Elst, anticipato di giustezza da Burnic. L'Anderlecht ha mandato improvvisamente in avanti la sua ala tattica Van der Elst, che era rimasta sempre a centrocampo, e questo ha un pochino sorpreso in due occasioni la difesa del Napoli. Binazzani è intervenuto irregolarmente su Van der Elst, gioco pericoloso per l'Anderlecht. Calcio di punizione in diretta. E gol, ha segnato Thyssen. Thyssen. Alla mezz'ora ha segnato Thyssen sul calcio di punizione, deviazione di testa di Thyssen. Il terzino sinistro Thyssen sul calcio di punizione, che era stato battuto da Kök, ha deviato con un pallone imprendibile nella porta napoletana. Aveva giocato molto bene finora il Napoli, forse meglio dell'Anderlecht. È stato trafitto da un colpo di testa di Thyssen alla mezz'ora del primo tempo. Rensenbrink. Vedete che mentre Catellani marca strettamente Rensenbrink, in appoggio a Catellani va subito Esposito, proprio per neutralizzare la punta più pericolosa
Giuliano, un'azione di forza di Giuliano, palla in area, fuori gioco di Massa, ha sventolato il guardaline, gioco interrotto, calcio di punizione in favore dell'Anderlecht che conduce per 1-0 con un gol segnato da Thyssen alla mezz'ora. Ora le squadre sono alla pari. Il lancio di Giuliano in profondità, troppo in profondità, nessuno aveva seguito, rimessa in gioco di Ruiter, colpo di testa di Esposito, anche il colpo di testa di Esposito è troppo in profondità. C'è uno scontro fra Van den Daele e Massa, l'arbitro ha dato ragione al belga, calcio di punizione in favore dell'Anderlecht mentre Massa rientra. Deviazione di Massa che per poco non favorisce Ahn. Catellani abbandona la guardia di Lenzenbrink che va a chiudere per Ahn e fa rinviare Carmignani. Colpo di testa di Van den Daele, Lenzenbrink. Rilancio in avanti di Esposito, accorre Thyssen che è l'autore del gol e rinvia di sinistro lunghissimo. Colpo di testa di Burnic, allunga subito Giuliano. Colpo di testa di Massa per Esposito che scatta, ma è Thyssen il primo sul pallone e allunga al portiere Ruiter. Ressel tenta il triangolo con Van der Elst. Van der Elst su cui gioca Vinazzani, era partito bene ma il triangolo non riesce perché il servizio di Ressel era troppo laterale. Van der Elst, Thyssen, tolgono la palla a Thyssen, la rilancia in avanti Giuliano ma Thyssen ha recuperato, ha preso morale dal gol l'Anderlecht, fallo su Lenzenbrink commesso da Savoldi e non da Catellani, calcio di punizione in favore del Belgio, lo tira Bambin. Un colpo di testa di Burnic dopo che Catellani aveva lasciato filtrare un pericoloso pallone e Burnic arriva poi in tempo anche ad evitare il calcio d'angolo, è solo rimessa per palo laterale che va ad effettuare Ressel. Ancora Ressel, e Lenzenbrink che gli ha tornato la palla, il cross colpisce Bavassori e termina in calcio d'angolo. Terzo calcio d'angolo in favore dell'Anderlecht. Colpo di testa di Lenzenbrink, Giuliano mette fuori area, tenta il tiro al volo, Kök non coglie la porta, palla sul fondo. Dopo colpi di testa, dopo quello di Massa, ha rinviato Broos, attacca Ressel sulla destra, filtra ancora un pallone, Catellani lo alza, sta per terminare in calcio d'angolo, aiuta la palla a terminare in calcio d'angolo, Vinazzani preoccupato dall'arrivo di Van der Elst, è il quarto tiro dalla bandierina in favore dell'Anderlecht. Finta di Van der Elst, tira Lenzenbrink e ancora una deviazione di Catellani in calcio d'angolo, 10 minuti alla fine del primo tempo. Thyssen controlla un buon pallone in aria, Savoldi, fuori gioco di Lenzenbrink. Savoldi stava portando
un pallone fuori area dopo un intervento difensivo, un rimpallo ha fatto giungere la palla a Rensenbrink, che però è partito in fuorigioco. Thyssen, La Palma, Catellani, Giuliano, Esposito. Giuliano in tuffo, bella azione del Napoli con Esposito che ha fatto passare un cross alle spalle dei difensori avversari. Giuliano in tuffo, ha tentato la deviazione, ha colpito bene di testa ma la palla è andata alta sulla traversa. Con questo rilancio Van Dendaele salta tutto il centrocampo. Catellani, ha rinviato bene Savoldi, Spegiorin. Ha lanciato Vinazzani, su Vinazzani interviene Van Binst, marca a zona il Belgio davanti alla propria area di rigore, Van Binst ha messo fuori, va alla rimessa in gioco Vavassori. Spegiorin, Vavassori, cross di Vavassori, saltano insieme Savoldi e il portiere, si scontrano, va a terra Savoldi, l'arbitro interrompe il gioco e comanda il calcio di punizione per fallo sul portiere. Vavassori si lascia superare dalla palla, poi rinvia Giuliano, con una bella parabola ha tolto la palla ad Ox. Van Binst, nuova parabola, rinvio di Burnic, manca lo stop Spegiorin, alle sue spalle arriva Van Dendaele. Respinta di Vavassori, Massa. Su Massa interviene Van Dendaele, palo laterale per il Napoli, Vavassori. Giuliano. Fallo su Giuliano, l'ha commesso Toc, l'ha commesso Kek, calcio di punizione, batte lo stesso Giuliano. Alza un pericoloso pallone in area Van der Elst. La Palma si lancia in un dribbling fra due avversari, va a terra su fallo di Ahn, calcio di punizione in favore del Napoli. Giuliano, Esposito, ha tirato Vinazzani, rimpallo su un difensore, il tiro è risultato innocuo, l'ha parato senza difficoltà Ruiter. Alza a parabola Burnic, colpo di testa ancora di Tox. Ancora Tox, Giuliano. Rilancia ancora Esposito. Riconquista la palla Dox, Thyssen, Dox. Cambio con Rensenbrink, alla sinistra Dox. Sul cross, molto verso la porta, è intervenuto Carmignani che adesso rinvia. Siamo negli ultimi 4 minuti del primo tempo, il risultato è 1-0 per l'Anderlecht. Strano passaggio indietro di Koek al vantaggio di Van Binst, ecco ancora Ahn, questa volta è su Thyssen, è l'autore del gol. Dox,
cross di Thyssen, deviazione di Giuliano, interviene di testa Ressel ma favorisce l'intervento difensivo di Savoldi che gioca molto arretrato, tenta di lanciare Spejorin, Van Binst, Van den Daele, rilancia Vinazzani, colpisce male, fallo laterale. Bros è lo stopper, è andato incontro a lui Burnic che manda in calcio d'angolo, ma l'arbitro vede che tocca per ultimo, l'arbitro lì ha due passi, tocca per ultimo Bros e quindi rimessa in gioco dal fondo. Soltanto in quest'ultima fase del primo tempo l'Anderlecht sta combinando qualche cosa di buono, cioè praticamente dopo essere passata in vantaggio. Prima il Napoli aveva giocato senz'altro meglio. Colpo di testa di Catellani. Ahn si libera bene di due avversari, poi manda al centro. Perde la palla Giuliano. Va a terra Renzenbrink su intervento di Catellani, ne era stato uno anche più grave ai danni di Giuliano che l'arbitro non ha fischiato. Oh, rivediamo, ecco il fallo su Giuliano, abbiamo visto, ed ora c'è questo di Catellani su Renzenbrink, calcio di punizione in favore dell'Anderlecht. L'arbitro non ha interrotto il gioco al primo fallo su Giuliano, al secondo su Renzenbrink sì, calcio di punizione di Ressel alto sulla traversa. Colpo di testa di Dox, rimette in avanti Esposito, rilancia Van den Daele, Vavassori lascia rimbalzare la palla, poi la rinvia nella metà campo avversaria. Van den Daele, l'Anderlecht ha preso a saltare il centrocampo del Napoli con lunghi palloni a parabola. Catellani ha tolto un pallone all'avversario che lo ha scalciato, si tratta di Ressel, calcio di punizione, anzi no, rimessa in gioco per il Napoli mentre sta per scadere il primo tempo. Primo tempo, un fallo ancora su Giuliano e calcio di punizione in favore del Napoli. Primo tempo che l'Anderlecht conduce per 1-0 con il gol di Ressel, con il gol di Thyssen segnato alla mezz'ora esatta di testa su calcio di punizione. Il Napoli ha giocato senz'altro meglio tranne questi ultimi 10 minuti finali del primo tempo. Apertura su Spejorin, fuori gioco di Spejorin, forse di Massa e non di Spejorin. Battuto il calcio di punizione, viene in avanti Van Binst. Giuliano. Fallo di Giuliano su Ahn. Punizione per l'Anderlecht, è già scaduto il primo tempo. Ecco il fischio dell'arbitro che interrompe per il riposo. Primo tempo Anderlecht 1 Napoli 0. Saremo collegati di nuovo con lo stadio Emil Verse al termine dell'intervallo fra 15 minuti circa. Collegati con Bruxelles, il secondo tempo di Napoli-Anderlecht è cominciato da 30 secondi, risultato
quello del primo tempo, 1-0 per l'Anderlecht. Lusinghieri, commenti per la squadra italiana nell'intervallo. Tutto il contrario di quello che ci si attendeva, anzi dal punto di vista del ritmo il Napoli è stato superiore perlomeno nei primi 30 minuti di gioco. Poi certo il gol arrivato così a sorpresa, praticamente con il primo pallone scagliato verso la porta di Carmignani, ha un pochino frenato il morale e l'entusiasmo del Napoli, rilanciando per conseguenza quello dell'Anderlecht, che ora conduce per 1-0 e siamo al primo minuto e 15 secondi del secondo tempo. Fuori gioco di Massa nell'azione precedente, battuta la punizione dai belgi che vengono in avanti con questo colpo di testa di Renzenbrink, ripreso al volo da Burnic in faro laterale, proprio la palla nella panchina dove Pesaola guida l'incontro. Thyssen, alla rimessa in gioco Giuliano, che è stato il migliore tra i 22 giocatori, un vero gigante a centrocampo. A rimessa in gioco, scatto è Massa, troppo arretrato il pallone lanciato su Esposito, che protesta nei confronti del suo compagno di squadra. Fallo laterale, Van den Dyle. Colpo di testa di Catellani, poi c'è uno scatto di Han sul pallone di Van der Elst, fallo laterale. Dox, Kruk, Han, fallo di La Palma, che viene ammonito, fallo di La Palma che viene ammonito. Intanto rivediamo il fallo, netto fallo di La Palma su Han, e ammonizione, è il primo fallo di La Palma. Ci sembra un po' precipitosa questa ammonizione. Calcio di punizione, Kruk evita il fallo laterale, Esposito, poi è Massa. Napoli è tutto contratto in questa azione, Massa alleggerisce mandando in faro laterale. Han, Tox, Bambins, questa volta c'è stato un intervento di Vinazzani che l'arbitro non ha ritenuto di fischiare, come non fischia questo su Pejorin. Bella l'avanzata di Van den Dyle, Dox sbaglia però l'appoggio al centro e Savoldi in posizione arretrata che si possessa del pallone. Esposito, Savoldi, lancio su Pejorin, fuori gioco, ma anche questa volta però riterrei che non era Pejorin in fuori gioco, ma era Massa dall'altra parte dello schieramento, la posizione di Pejorin era regolare. Sono trascorsi 5 minuti del secondo tempo, il punteggio è 1-0 per l'Anderlecht, punteggio che bilancia esattamente quello dell'andata. Fallo di Renzenbrink commesso ai danni di Catellani, calcio di punizione in favore del Napoli. E ricordiamo che da questa partita deve uscire la finalista della Coppa delle Coppe, qualora il risultato dovesse rimanere al 90esimo sul 1-0 in favore dell'Anderlecht. Sì. Si giocherebbero due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e in caso di ulteriore parità
la decisione per l'accesso in finale si avrebbe con i calci di rigore. Un colpo di testa di La Palma, un attacco di Sox sul quale interviene Iuliano con una spallata, calcio di punizione in favore dell'Anderlecht. Abbiamo rivisto anche questo intervento di Iuliano che ha causato questo calcio di punizione in favore dell'Anderlecht. Deve stare attento Iuliano perché è già stato ammonito. Parata di Carmignani sul tiro da lontano di Koch. È la prima parata di Carmignani in questa partita. Carmignani è stato battuto da un tiro imprendibile di Thyssen alla mezz'ora del primo tempo, scagliato di testa dopo un calcio di punizione che proveniva da parte di Van Binst. Lancio su Spegiorin, alza la palla a campanile Van Binst. Fallo di Spegiorin. Il replay, vedete, ci ha mostrato il fallo di Spegiorin, un replay che non abbiamo visto né in occasione del palo colpito da Esposito, né in occasione del gol annullato a Spegiorin e che rivediamo adesso puntualmente in occasione dei falli quando sono a favore dell'Anderlecht, che ha un po' di gioco in casa anche da parte del regista. Piccoli nei del tifo. C'è stato un doppio fallo di Catellani ai danni di Renzenbrink ed è questo il relativo calcio di punizione. Il tiro di Han era stato deviato ed è stato bravissimo Carmignani a cambiare la sua posizione e a deviare in calcio d'angolo. Il primo tiro dalla bandierina del secondo tempo, il sesto in favore dell'Anderlecht, il Napoli non ne ha calciato. Ha messo fuori aria Burnic, caricato irregolarmente, gioco arrestato, fallo su Burnic. Niente replay e calcio di punizione in favore del Napoli. Massa. Ribattuto il suo lancio in avanti, scambio con Iuliano. Ancora Massa, cambia gioco Massa al centro dove c'è Spegiorin, fermato davanti a Ndaele. Colpo di testa di La Palma. Massa, ecco il contropiede su Spegiorin. Fallo su Spegiorin, l'ha commesso Van den Daele, calcio di punizione in favore del Napoli. Ma è distanza notevole, distanza dalla quale è difficile tentare il tiro in porta. Tuttavia vediamo in area di rigore Vinazzani, Savoldi, Massa. Spegiorin ha chiesto ripetutamente di misurare i 9 metri e 15 e l'arbitro lo ha ammonito. Tiro di Spegiorin,
ribattuto dalla barriera, fuori gioco di Esposito. Rinvio di La Palma. Finazzani prosegue la palla su Spegiorin, è fermato da Bruce che libera con l'alleggerimento indietro su Ruiter. Finazzani aveva riconquistato un pallone, non si è accorto dell'arrivo di Van den Dyle. Rensenbrink. Van den Dyle. Dox. Colpo di testa è di La Palma. Fallo su Ressel commesso da Lavassori. Calcio di punizione in favore dell'Anderlecht. Ha tirato Ressel, colpo di testa di Finazzani, nuovo cross di Rensenbrink e Van der Elst raddoppia. Van der Elst ha segnato, ecco, rivediamo l'azione, il cross prontissimo di Rensenbrink. Cavalca anche Carmignani che era andato a chiudere l'altro angolo. Van der Elst, 13° minuto del secondo tempo, l'Anderlecht va sul 2-0. Van der Elst ha segnato il secondo gol in questa fase della partita, adesso la qualificazione passa nelle mani dell'Anderlecht. La Palma perde un tackle, lancio di Hahn su Ressel, va Burnic su Ressel, mentre Vavassori era andato a mettersi libero, fallo fischiato in favore di Burnic. Finazzani, è scivolato Kök. Rimessa in gioco è del Napoli, Spegiorin, fallo su Spegiorin, adesso l'arbitro fischia anche quando il vantaggio gli consiglierebbe di no. Su Savoldi ha liberato Thyssen, Rensenbrink, lancio su Dox, fermato da Burnic, rilancio in avanti di Burnic, adesso il Napoli deve attaccare. Non ha più nulla da difendere. Manca mezz'ora alla fine. 2-0 in favore dell'Anderlecht che ha raddoppiato il suo gol di Thyssen del primo tempo al 30° con questo di Van Elst segnato al 13°. Ha riconquistato la palla Spegiorin, ma l'ha avviata verso le nostre retrovie. Giuliano indietro, La Palma. Toc. Ressel. Hahn. Tenta a sua volta il pallonetto che aveva tentato nel primo tempo Esposito. Esposito colse la traversa, Carmignani questa volta ha deviato in calcio d'angolo, il 7° tiro dalla bandierina in favore dei belgi. Un colpo di testa di Hahn che è andato incontro al calcio d'angolo battuto in maniera molto corta,
da Ressel, palla sul fondo. Ha toccato per ultimo Ressel, la rimessa in gioco di Vavassori, Vinazzani appoggia corto su Giuliano, ricopre la palla Ahn, Dox, la palma, Savoldi, Ahn, Rensenbrink, Urnic, ha evitato il passaggio di Rensenbrink su Ahn, che si era liberato in area. Momento delicato della partita, perché adesso il Napoli deve aprirsi e rischia il tiro di Van Dins. C'è stata una deviazione, questa volta l'arbitro non l'ha vista, deviazione, sì, i belgi hanno in questa occasione ragione a protestare. La palla era scivolata sul fianco di Vavassori. Colpo di testa di Savoldi. Giuliano. Dox. Ahn. Falli ripetuti di Spejorin ai danni di Ahn, anche Spejorin deve stare attenti perché è ammonito. Calcio di punizione per il fallo di Spejorin. L'ha battuto Thyssen. Colpo di testa di Catellani. Rovesciata, ma campanile di La Palma. Scatta Rensenbrink. Bell'intervento di Catellani, prima di testa e poi di piede, sbilanciato mentre rinviava. Fallo laterale. Rimessa in gioco di Thyssen. Spejorin riconquista il pallone, però scatta e lo porta fuori, ha toccato per ultimo Thyssen, la rimessa in gioco infatti è di Esposito, La Palma gli ritorna il pallone, rilancia in avanti Esposito. Il Napoli deve cambiare adesso tattica, passare all'attacco, sta cercando ancora i collegamenti a centrocampo, certo ha consumato molte energie nel primo tempo. Esposito, Massa, Thyssen in faro laterale, una vera roccia Thyssen, un giocatore da 90 kg sul quale è andato veramente a infrangersi Massa. Il passaggio al centro, palla troppo lunga per Vinazzani che si era liberato, troppo corta però per Savoldi. Riferma l'azione Vavassori, La Palma. Ahn riconquista un pallone sulla palma e lancia Ristel. Burnic lo ferma in faro laterale. Adesso il contropiede non è più del Napoli ma è dell'Anderlecht che ha rafforzato il suo schieramento di centrocampo. Ahn, Koch. Bel tiro di Koch, rasoterra, è fuori di un soffio ma Carmignani era pronto alla deviazione. Vinazzani, Giuliano, Savoldi, apertura per Spejorin, cross di Spejorin, la palla ha rimbalzato sul corpo di Van Bins, forse anche su un braccio.
Il rilancio è di La Palma su Vinazzani, fermato da Van Binst. Han Van der Elst è l'autore del secondo gol. Fermato al limite dell'area, mentre c'è un disimpegno del Napoli in palo laterale. Van den Dijle. Ressel ha ostacolato irregolarmente Van den Dijle. Vavassori, mentre Vavassori si preparava a respingere. Calcio di punizione in favore del Napoli, fallo di Ressel su Vavassori, l'ha battuto Vavassori, viene in avanti Giuliano. Catellani anche in avanti, è la prima volta che supera la metà campo, ma oramai lo spauracchio non è più Rensenbrink, oramai ci sono i due gol da bilanciare. Passaggio sulla sinistra, né Speggiorin né Vavassori comprendono il passaggio e la palla si perde sul piede dei belgi, che lasciano il faro laterale, guadagnano un po' di tempo con il pallone a Ruiter. Han anticipato da Burnic in faro laterale, siamo al 23esimo minuto del secondo tempo, 2-0 in favore dell'Anderlecht. Esposito a Speggiorin, Vinazzani, Speggiorin. Pronta la girata di Speggiorin, ma purtroppo la palla non è difficile né molto forte. Parata di Ruiter sul tiro di Speggiorin. Il lancio è su Ressel, anticipato da Burnic che finge il passaggio a Carmignani, sbilancia l'avversario. La palma, Vinazzani, faro laterale. Ha toccato per ultimo Han, rimessa in gioco di Vinazzani, Giuliano, Vinazzani. La palma a Speggiorin. Fallo di Van Binst. E punizione affidata a Giuliano. Palla di Giuliano, nessuno interviene, senza difficoltà para e rinvia Ruiter. Van Bin. Di testa Vinazzani, ferma d'intuito un bel pallone. Scatta lo stesso Vinazzani, rinvia Van Bin. Duettano Han e Dox a centrocampo e adesso la palla è fra i piedi di Rensenbrink. Scatto in progressione di Rensenbrink, tenta il triangolo con Van der Elst, l'ultimo passaggio non è preciso, l'azione dei belgi si è perduta. Giuliano, lancio ancora su Speggiorin, interviene Van Binst che riesce ad allungare la palla al portiere prima dell'intervento di Speggiorin, che sta disputando un generosissimo secondo tempo. Han. La palla ha carambolato sul corpo di La Palma ed è terminata fuori, mentre vediamo che Pesaola sta facendo scaldare Orlandini.
Ressel riesce a mettere al centro un pericoloso pallone di testa a Burnic. Van der Els, Van der Els va a terra. Van der Els su fallo di Vinazzani, calcio di punizione in favore dell'Anderlecht. La palla Rensenbrink, la palla colpisce la barriera, scattano Massa e Rensenbrink, il fronte laterale belga, Kök, si ostacolano a vicenda, due avversari, poi uno mette giù Savoldi, niente fischio dell'arbitro, Massa ha riconquistato un pallone, se lo allunga sul tackle, lo riprende Ahn. Va a terra ancora Rensenbrink. Calcio di punizione in favore dell'Anderlecht. I minuti del secondo tempo sono già 27. Ristel ha scambiato con Kök, non riesce il cross, arriva Burnic, l'ottavo calcio d'angolo. L'ha battuto Ristel. Ancora un fallo di Thyssen, questa volta su Burnic, calcio di punizione in favore del Napoli. L'ha battuto Iuliano da posizione troppo avanzata. Ecco il rilancio di Burnic, Savoldi. Fallo di Van Bint su Savoldi. La punizione di Iuliano. Vinazzani sul rimbalzo, Iuliano. Beh, questo è inspiegabile da parte dell'arbitro che fischia un fallo di Vinazzani che cercava in tutti i modi di aprirsi un varco in mezzo a due avversari che lo schiacciavano. Calcio di punizione in favore dell'Anderlecht. Ressel, Van der Els. Van der Els. Van der Els si è presentato davanti a Carmignani che è uscito bene, poi Van der Els ha ottenuto il calcio d'angolo, come vediamo, commettendo fallo su Vavassori. Ecco il calcio d'angolo, il colpo di testa è di La Palma, Kök. Iuliano. Possibilità di contropiede per il Napoli, ma c'è il portiere che viene al centro del campo e rinvia. Fallo di Burnic su Rensenbrink e ammonizione anche di Burnic. Il fallo di Burnic, intendiamoci, c'è stato, ma non sembrava meritevole di ammonizione, anche perché è la prima volta che il libero del Napoli commette il fallo su un avversario. Si
tiro a sorpresa di Han e poi il calcio verso la porta di Carmignani è stato di Koe, che palla sul fondo, e mancano 14 minuti alla fine, mentre ecco che entra Orlandini con il numero 13 ed esce Vinazzani. Pesaola a 13 minuti dalla fine ha richiamato Vinazzani e al suo posto gioca adesso Orlandini. Colpo di testa prima di Catellani, poi di Esposito, Han, Ressel, fa prima Vavassori con una bella rincorsa e questa volta l'arbitro non assegna il calcio d'angolo, che anche Vavassori ormai aveva accettato, e comanda un calcio di punizione in favore del Napoli. Colpo di testa di Savoldi, Speggiorin, scatto di Speggiorin, evita il palo laterale ma facilita il rinvio di Van Bint. Van der Elst, l'azione di Van der Elst e Koek si ferma per l'intervento di Esposito. Rilancio di Giuliano, lunghissimo verso ancora Speggiorin, su cui poggiano tutti gli attacchi del Napoli, in scivolata Van Bint in fallo laterale. La palma, Rensenbrink, palla al centro, nessuno è pronto, attacco del Napoli con Esposito, Giuliano, Esposito, fallo su Massa, è stato commesso da Bruce, calcio di punizione in favore del Napoli. Fa bene adesso Pesaola a mandare i suoi al serrate offensivo, c'è l'unica speranza, quella di segnare un gol, ed è giusto in questa situazione anche rischiare di subirne un altro, che non modificherebbe la situazione. Finta di Orlandini, tiro di Speggiorin sulla barriera. Vavassori ancora una volta precisissimo va a chiudere il passaggio su Ressel e allunga indietro a Carmignani. Palo laterale causato da Thyssen, rimessa in gioco. Di La Palma, rilancio in avanti di La Palma, colpo di testa è stato di Bruce, Tox, Han, che con la sua esperienza sta venendo fuori nel finale. Ha rilanciato in avanti La Palma ed era in fuorigioco Massa, giusta questa decisione, Massa era rientrato in tempo ma era in fuorigioco al momento del passaggio di La Palma. Van den Dael ha battuto, colpo di testa di Catellani, Massa e Giuliano, lancio di Giuliano su Orlandini che non riesce a raggiungere il suo primo pallone, calibrato troppo alto dal capitano. 10 minuti esatti alla fine, 2-0 per l'Anderlecht. Han, Koek, rinvio di La Palma, Thyssen, Orlandini, Massa, Vavassori ha lasciato rimbalzare la palla, stava per perderla, con uno scatto l'ha recuperata e lancio su Speggiorin.
cross di Spegiorin effettuato in corsa fuori misura sul fondo. La rovesciata di Giuliano, esce Van den Daele, recupera la palla Esposito, Spegiorin, Esposito, Massa, lotta con Broos, nella lotta di forza naturalmente su Massa che è agile e veloce, alla meglio Broos, eccolo inquadrato, un macigno anche lui, 1,80 abbondante, e rinvio di Ruiter. Sfiora la palla Rinsenbrink, la rincorre Catellani, appoggio indietro a Carmignani. Vavassori, che ha giocato una coraggiosa partita anche se non in perfette condizioni fisiche. Esposito, buon triangolo con la palma. Il lancio a Giuliano. Giuliano fa proseguire ancora molto bene per Orlandini. Cross di Orlandini, ha messo fuori area Van Bint, rincorre la palla Vavassori. Catellani, la palma, Orlandini, fallo su Orlandini, l'ha commesso Dox, calcio di punizione in favore del Napoli, 7 minuti alla fine. Battuto il calcio di punizione da posizione troppo avanzata, eccolo adesso palla in gioco, cross di Giuliano, c'è stato il colpo di testa di Massa ma l'arbitro aveva già fermato il gioco fischiando una punizione in favore dell'Anderlecht. Nella mischia avrà visto qualche spinta. Van den Daele, Ahn, messo fuori la palma, riconquista la palla Esposito, poi Giuliano, la rilancia in avanti, il colpo di testa è di Koek, ancora Giuliano, rilancio di la palma, Van den Daele, Van der Elst, tiro di Van der Elst di poco alto sulla traversa. Ma oramai al Napoli non importa più concedere queste occasioni agli avversari, l'importante è cercare di crearsene una. Giuliano, Vavassori che attacca adesso dalla destra, rilancio in avanti di Vavassori, Spegiorin, calcio di punizione in favore del Napoli, la palma, Esposito e la palma lanciato all'ala sinistra, Van Bint difende la palla, la fa terminare sul fondo, rimessa in gioco per i suoi 5 minuti alla fine. La palma, Koek, Ahn, rinviato Catellani, un elemento eccezionale nella ripresa Catellani. Ancora un fallo di Van Bint, l'ennesimo fallo di Van Bint ai danni di Spegiorin.
fatta rettificare ancora una volta la posizione. Ha tirato Catellani al volo, un buon pallone, ma non poteva essere da quella distanza pericoloso per Ruiter. Colpo di testa di La Palma, di Broos dalla parte opposta. Ancora una volta l'arbitro Mathewson fa arretrare la posizione dove deve essere battuta la punizione. Burgnic rinvia corto, Rensenbrink l'ha capito, c'è libero Ressel solo in area. Rensenbrink, ma La Palma va a fermare l'azione degli avversari. C'è spazio nella metà campo avversaria, il Napoli costruisce la sua azione piuttosto lentamente, dà tempo a Thyssen di recuperare. 3 minuti, Iuliano riconquista un pallone, lo mette a terra. Ahn, calcio di punizione in favore del Napoli. L'ha battuto Iuliano, Spegiolini alla destra, ma la palla ha uno strano effetto sulla punizione di Iuliano e termina sul fondo. Rensenbrink, Rensenbrink era terminato a terra su intervento di Catellani, l'arbitro non lo aveva fischiato per il vantaggio, era andato alla sinistra. Top, 2 minuti. Alza la palla La Palma, la colpisce Catellani, la rovescia Rensenbrink. Colpo di testa di Burgnic. Ancora La Palma. Ferma Dox. Mette fuori, la rimessa in gioco è di Orlandini. Fallo su Orlandini, punizione battuta, avanza La Palma, ha messo fuori Ahn, è l'ultimo minuto. Van der Elst, Van der Elst, deviazione di Catellani, rischia l'autogol ma toglie la palla Van der Elst, il calcio d'angolo comunque. Questo calcio d'angolo conclude la partita perché mancano purtroppo solo 30 secondi. Para Carmignani. No, poteva rilanciare lungo, era l'ultima speranza. Il tempo sta scadendo. Catellani, Orlandini, gli toglie la palla di forza a Thyssen, la riconquista. L'Anderlecht manda un pallone in profondità. Il tempo è scaduto. Esposito, Iuliano, La Palma, ancora un lancio di La Palma in area ed ecco il fischio finale dell'arbitro. Anderlecht batte Napoli 2-0, peccato, il Napoli esce dalla Coppa delle Coppe alla soglia della finale, è battuto di misura dall'Anderlecht 2-0 contro 1-0
della partita di andata. Il Napoli può recriminare per quella prima mezz'ora iniziale in cui aveva messo sotto gli avversari e in cui poteva infierire con un gol che avrebbe costretto gli avversari al compito questa sera per loro non certo agevole di segnare tre gol. Purtroppo poi i gol sono arrivati dalla parte dell'Anderlecht e due inesorabili segnature hanno cancellato il Napoli dalla finale di questa Coppa delle Coppe che indubbiamente meritava. Coraggiosa partita del Napoli a Bruxelles, iniziata anche meglio degli avversari, poi il Napoli è stato preda di nervosismo al momento del gol, del primo gol segnato di testa da Thyssen alla mezz'ora del primo tempo, non ha più ritrovato la lucidità di quella prima mezz'ora in cui aveva dato la così a vedere che poteva raggiungere la finale. Anderlecht batte Napoli 2-0, in finale per la Coppa delle Coppe va l'Anderlecht di Bruxelles, un risultato parziale ad Atene dopo il primo tempo, AEK 0, Juventus 0. Il nostro collegamento da Bruxelles si interrompe qui. Purtroppo abbiamo visto il Napoli lottare bene, giocare un terzo della partita anche meglio degli altri, ma essere eliminato dalla Coppa delle Coppe. Buonasera da Bruxelles.